Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videotrasmittente ideale per droni FPV. Si tratta della Runcam TX200, se volete acquistarla vi lascio il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la VTX, questo cavo e un set di viti e standoff. Vediamo ora le caratteristiche principali. La frequenza è la classica 5.8 GHz, i canali sono 48 divisi in 6 bande. La potenza è selezionabile tra 25 mW e 200 mW. La tensione in ingresso può essere compresa tra 3.5 V e 5.5 V. Per funzionare comunque necessita di una corrente di 5 V, il mio consiglio è quindi di alimentarla tramite back a 5 V. Il consumo è di 150 mA se usata a 25 mW o 400 mA se usata a 200 mW. È presente una tensione in uscita da 5 V per un massimo di 250 mA, con la quale possiamo alimentare una videocamera. Questa videotrasmittente, infatti, è pensata per essere collegata direttamente dietro a una microcamera. Io la collegherò a una micro Sparro, ma è compatibile anche con altri modelli di microcamera. L'importante è che la distanza tra le due viti sia di 22.5 mm. Vediamo ora peso e dimensioni. La larghezza e l'altezza sono di 19 mm. Il peso è di soli 2.4 grammi. L'antenna fornita in dotazione è una lineare da 2 decibel, il connettore è di tipo UFL. Questa caratteristica è molto comoda, perché se volete migliorare la ricezione video potete usare un'omnidirezionale collegata sempre via UFL. Colleghiamo adesso la nostra TX200 ad una batteria LiPo. Mi raccomando, lasciate l'antenna collegata, altrimenti rischiate seriamente di danneggiare la videotrasmittente. Come abbiamo detto, non possiamo collegare questa VTX direttamente ad una batteria con più di una cella, quindi per questa recensione userò un back a 5 V. Tutte le configurazioni di questa TX200 vengono fatte con questo pulsante e l'ausilio dei LED. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra lock e un lock mode. Quando la VTX è bloccata, il LED rosso lampeggia. In questa modalità possiamo utilizzarla solo a 25 mW e con un numero ristretto di canali. Quando la VTX è sbloccata, il LED rosso rimane sempre acceso e possiamo utilizzarla a 25 o 200 mW, scegliendo tutti i canali e le bande disponibili. Per bloccare o sbloccare la VTX, teniamo premuto il pulsante per 10 secondi. Per quanto riguarda i LED, il primo, quello blu, indica il canale, mentre quelli rossi indicano la banda. Per scorrere tra i canali basterà una veloce pressione. Quando il LED blu rimane acceso, significa che siamo nel canale numero 1. Per cambiare la banda basta tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Ogni LED rosso corrisponde a una banda diversa. Per cambiare la potenza dobbiamo tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Quando il LED arancione è acceso, la potenza è di 200 mW. Quando è spento, la potenza è di 25 mW. Ora non ci rimane che montarla su una microcamera e procedere con un test di volo. Mi raccomando, usate le viti che vengono fornite con la VTX perché quelle della Cam hanno una filettatura diversa. Come vedete, una volta fissata la camera FPV, il risultato è veramente compatto. Il video è stato registrato con la VTX impostata a 200 mW e l'antenna fornita in dotazione. Mi sono spinto in avanti per circa 250 metri e il segnale video è rimasto sempre molto buono. Le interferenze che vedete a schermo si possono notare solo nel DVR, mentre negli occhiali il segnale era sempre pulito. Per concludere, mi sento di consigliare questa videotrasmittente a chiunque vuole assemblare dei micro quad da 2 o 3 pollici, o a chi vuole assemblare dei racer ultra compatti e leggeri. Questa era la mia recensione della videotrasmittente Runcam TX200.
Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.